Salve, salve, c'è tempo per dire le proprie idee, non tenersi tutto dentro, parlare, parlare, in caso mio pure troppo. È più tempo di dire basta ragazzi, io con voi non ci voglio niente a che fare. Prima cosa, non vedo più quello che mi dite, tanto a me mi arrivano sempre messaggi di persone che qualcosa dico o faccio, mi arrivano due o tre cretini. Che a parte mettere non mi piace, che mi diverte pure perché vuol dire che stanno rosicando, mi mandano dei messaggi che io evidentemente li ho esclusi dal canale. Queste persone sistematicamente mi mandano messaggi, pensate che dei idioti, pensando che io non voglio rispondere. No, non è che non voglio rispondere, ma neanche vedo quello che avete scritto. Quindi io adesso parlerò con i fatti, continuerò sicuramente a dare alcuni consigli sul mondo dell'ukulele. Sull'ukulele non guardo, non mi curo di quello che dicono gli altri. Aspettate un secondo e torno subito. Ma neanche ne parlerò perché sinceramente credo di aver dimostrato ampiamente quello che volevo dire. Quello che sto a fare non l'ho dimostrato ampiamente, ovviamente all'inizio migliori perché parti da zero. Ormai sono passati più di 4 anni, 4 anni e 3 mesi, marzo, aprile, quindi non posso più giustificarmi dal fatto che ho iniziato da poco. Almeno l'onestà intellettuale di giudicare me stesso con la stessa severità con cui giudico gli altri, anche di più. Perché se gli altri sono delle pippe, cazzi loro, ma se sono pippa io sono cazzi miei, nel senso, in tutti i sensi. Quindi niente, nonostante non mi dedichi tanto all'ukulele, ma più alla musica in generale, infatti. Non mi ritengo un ukulelista, ma mi ritengo un cantante che si accompagna, che col tempo riuscirà anche a fare delle soli o qualcosa di più complicato. Avendo detto ciò, penso che, come si dice, a Roma si dice, i fatti stanno a zero. Non ci vanno sta, ma non ci vanno sta, anche morti. Ma d'altronde, raga, come ho detto in un video davanti, chi è incapace di mostrare le cose con la razionalità o con video non può che ricorrere a mezzucci, mezzi ipoteticamente corretti, presi in giro e quant'altro, ma insomma ognuno ha il proprio livello morale, intellettuale e intellettivo, no? E io sto su ben altri livelli. Io avendo detto tutto quello che dovevo dire, adesso cosa fanno certe persone? Sinceramente ho dimostrato che anche su canzonette così, canzoni, insomma, io ho il mio stile personale, può piacere o non può piacere, ma ho il mio stile personale. Gli altri fanno i compitini. Credono di saper cantare, credono di saper far tutto. Chissà perché non si incula nessuno, perché fuori del mondo non è ukulele. Io non ho mai sentito parlare di Leone Persone. Quando uno è bravo dappertutto, no? Non è che Eric Clapton lo conoscono solo i chitarristi o Jimi Hendrix, lo conosce qualsiasi persona. Ok? Io finora di persone che hanno sfondato nel mondo della musica attuale, contemporaneo, solo sapendo suonare l'ukulele, fuori dal circolo ukulele, però anche James Hill e Shima Bukuro, sì, sono bravissimi, questo ovviamente, ma non è che hanno detto qualcosa, o mi risulta che hanno detto qualcosa fuori dal mondo dell'ukulele. Cioè, per conoscere tali persone devi essere più che altro, la maggior parte delle persone che non sono nel mondo dell'ukulele non lo sanno chi sia. Quindi, prima di cantare vittoria, ragazzi, l'ukulele
non ha avuto mai un esponente a livello mondiale famoso che suonava esclusivamente l'ukulele e ha reso questo strumento non, no? Ma lo ha sdoganato e viene usato fuori da situazioni caratteristiche o da caratterista, e quindi si fa presto a cantare vittorie, ma insomma sarebbe un lungo discorso dimostrare perché l'ukulele è così diffuso. Secondo me ha poco a vedere con motivi strettamente musicali, questioni di crisi, di prezzo, di mancanza di fiducia in se stesso di certe persone, l'idea che se si suona l'ukulele si entra in un circolo di amici e che è meno competitivo, una serie di motivi, tutti secondo me sbagliati. Chiaro? Non si può prendere uno strumento perché non si ha le palle per suonare la chitarra. Ok.